Salve a tutti friends, il vostro Super Corius. Eccoci qua ragazzi, può non uscire un video molto tardi perché io faccio sempre tardi tutta la giornata? No, non può, lo facciamo uscire lo stesso. Stanotte è uscito il video di Leclerc, saranno state mezzanotte e mezzaluna. Non so a che orario uscirà questo video, ma sicuramente non sarà nelle canoniche massimo 9, 9 e mezza serali. Purtroppo sono andato al dentista e ci ho perso 2 ore oggi, quindi... Devo dire che la situazione che si sta verificando è una situazione ampiamente prevista in base a quelli che sono i giochi di potere e economici dietro la Formula 1. Anzi, ci chiedevamo, com'è possibile che Aston Martin ancora arriva? Un team così ricco, così importante, che ha fatto delle cose così incredibili senza essere mai punito. E là ci siamo resi conto che sarebbe arrivata anche Aston Martin. Chiunque ha un cervello pensante si rendeva conto che oltre a Red Bull, che adesso deve dominare, Mercedes, che le sue soddisfazioni se le deve prendere, sarebbe arrivata anche Aston Martin. Ed è arrivata. Quindi il trio della banda Bassotti l'abbiamo riunito. Prima di partire col video vero e proprio, ragazzi, voglio dire, non mi mandate screen, video di altri youtuber che parlano di Formula 1, perché a me non me ne frega un cazzo, ragazzi, sei chiaro? Cioè, voi dovete capire una cosa. Io parlo di Formula 1 perché ho una mentalità molto diversa da quella di tutti gli altri. Chi mi segue sa che sono molto diverso dagli altri. Chi mi segue sa che sono uno che non ha paura di dire quello che pensa, anche quando va contro a quello che dice gli altri. Quindi che voi mi mandate, hai visto che è quello? Hai visto che... A me non me ne frega un cazzo. Io non seguo nessuno che parla di Formula 1 e non mi interessa minimamente seguirlo, ma anche Franco Nunes, gente che di Formula 1 ne mastica da 50 anni, manco quelli seguo, perché non voglio minimamente influenzare il mio pensiero e mi annoio. A me non mi interessa sapere il punto di vista di un altro, perché nel 90% dei casi i ragazzi la pensano diversamente da me, quindi che voi mi scrivete quella ha detto, quella ha fatto, hai visto che... Non mi interessa, io penso a quello che dico io. La Formula 1, grazie a Dio, la vivo tutti i giorni. Non potrei fare 3 video al giorno sulla Formula 1, al contrario di chi magari fa un video ogni 20 giorni. Ragazzi, so che i miei video non sono pirotecnici, non ci stanno le sigle fantasmagoriche, gli sfondi animati, le cose che passano, ma lo faccio apposta io perché lo potrei fare tranquillamente, ragazzi. Già avevo predisposto qua per fare pure io il pannello verde dietro e mettere lo sfondo, oppure per fare dei pannelli con tutti i loghi Formula 1 e mettermi... Non faccio più niente. Perché l'importante di chi mi segue è il messaggio che io vi devo dare. L'URS, le cose futili, le trovate altrove, andate di là perché a me non me ne frega niente. Quindi non mi scrivete quella ha detto, quella ha fatto, perché a me non me ne frega un cazzo. Né di chi dice e di cosa fa chiunque altro che parla delle mie stesse cose. Che poi mi scrivete anche messaggi. Hai visto quello? Che vergogna, ha detto la cazzata, ha detto così. E gli rispondo, ma perché, scusa, ma se quella ha detto la cazzata e tu l'hai visto, evidentemente vuol dire che tu lo segui. Allora che fa? Prima le segui le persone, dopo ti lamenti. Non mi scrivete più, ragazzi, perché ve ban. Ma decidendo che banni rimarrai da solo. No, come vedi, piccola capretta bannata, che avrei fatto sicuramente un altro profilo per seguire. Non mi seguo da solo, c'è tanta gente che mi segue. Io banno solo l'1% dei cretini. Allora, prima di partire, come al solito, iscrivetevi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Supercorris, offerte Amazon. Oggi vi ho messo i volanti e le postazioni. C'è Fruit Lab, canale Viola, canale gruppo Telegram Supercorris 84, news sul canale in anteprima, sondaggio con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali, parlare con me gli altri ragazzi qualsiasi argomento. C'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, potete aiutarmi ogni mese a raccogliere fondi che io devolvo in beneficenza e vi ringrazio tramite dei post con nome e cognome di tutti coloro che donano a prescindere dalla cifra. E la donazione arriverà settimana prossima dopo Pasqua. E ci sta il mio shop. Trovate tutto in descrizione. Magliette, tutte le cose con i loghi Supercorris che potete scegliere. Magari prendete un oggetto del genere. Date un piccolo aiuto al canale economico. E io vi ringrazio. Se mi mandate la foto della cosa che avete acquistato, la mettiamo sui social. Allora, il disegno è completo. I 3 team che più spudoratamente hanno rubato negli ultimi anni, guarda caso, adesso dominano. Ma era normale che sarebbe stato così, ragazzi. C'erano tutti i presupposti per vedere Red Bull, Mercedes e Aston Martin dominare. Chi si meraviglia? Ma Ferrari sta pure dietro a Aston Martin. Evidentemente non ha colto i segnali che c'erano in passato, ragazzi, da questi team. Perché questi 3 team in passato hanno fatto il comodo loro e sono riusciti ad arrivare in questa condizione perché era evidente che dall'alto qualcuno ha detto fate, non vi preoccupate. I giochi sotto sono pieni di collaborazione e situazioni varie che adesso vi dirò.
E quindi era assolutamente plausibile che ci saremmo trovati in questa situazione. E che Ferrari sarebbe stata tagliata fuori da tutto questo, perché Ferrari non sponsorizza la Formula 1, Ferrari pretende dalla Formula 1 diritti di veto, bonus a fine campionato. Ed è normale che Ferrari non ha mai chiesto negli ultimi anni di vincere, quindi giustamente sono team che dietro le quinte pagano e sborsano fior fior di soldi, giusto che stanno davanti. Ma era evidente. Fateci caso quante bacchettate ha preso Ferrari negli ultimi anni. Ferrari nel 2019 perde il motore più potente del Circus per questa presunta irregolarità, però quello Mercedes poi nel 2021 è legale, che aveva le stesse caratteristiche. Ferrari si fa sbattere in faccia 1700 cose contrarie, ricordiamo il DAS del 2020 che Ferrari nel 2018 aveva presentato e non era stato accettato. Quindi Ferrari continua a prendere sberla in faccia come regolamenti non applicati in pista o regole riscritte e ci si meraviglia che sia diventata la quarta forza. Allora ragazzi, chi ci sta davanti a Ferrari? Red Bull. Come ho fatto a prevedere che Red Bull avrebbe dominato? Già l'anno scorso, inizio campionato, feci un video a Baku e vi dissi ecco perché Red Bull dominerà nei prossimi anni, andatelo a vedere. E andate a capire se le cose... E là ancora c'erano tutte queste ruberie. Quindi chiaramente vi ho detto dominerà perché è in un vantaggio tecnico, è in una situazione eccelsa e tante altre cose. Poi ci si è messa anche la ruberia più evidente che ci ha fatto capire come Red Bull ad oggi deve vincere. A prescindere. Red Bull potrebbe essere anche a livello di prestazioni come l'Alpine. Farebbero in modo che vincerebbe lo stesso. Quindi... partiamo da questo presupposto, Red Bull deve vincere, ci sono ogni gara regolamenti applicati per far vincere Red Bull, safety car, bandiere rosse, bandiere gialle, bandiere viola, per far vincere Red Bull, e possiamo fare quello che ci pare, ragazzi. Si è creato questo discorso di dominio Red Bull, era evidente che Liberty Media con la FIA non solo non blocchi i domini, perché i domini prima li bloccavi come? Cercando di dividere due piloti, Senna e Prost... fu Ecclestone comunque, anche la FIA, ad aiutare Prost ad andare in un'altra squadra, a trovarli con il presidente FIA là di quegli anni che era francese, non mi ricordo mai come si chiama, comunque non me ne frega niente, a sponsorizzare Prost per andare in Ferrari, per dividere Senna e Prost, se no avrebbero dominato altri anni. Quando si fece in modo che le riforme dei motori scoraggiassero Renault a continuare, Renault si ritira da fine 97 da motorista perché... cambiavano le regole, perché i costi aumentavano, decide di ritirarsi e non fare più il motore e quindi finisce il monopolio Williams-Renault. Fare ogni anno regole per ostacolare Ferrari, dominio Ferrari, ogni anno c'erano regole ad hoc. Diminuzione dei test, diminuzione dei motori, diminuzione delle cilindrate, gomme diverse, ogni anno c'era qualcosa. State a vedere invece. Cioè ditemi com'è possibile che un team che ha delle penalità enormi a livello di... galleria del vent, sviluppi, perché ha vinto il mondiale e c'ha la penalità del budget cap, si presenta al via di una stagione nuova e sta ancora più avanti. È impossibile. Red Bull doveva stare molto più vicino agli altri di com'è. Sarebbe dovuto iniziare questo mondiale con Red Bull attaccato alle altre scuderie. E invece domina. Spiegatemi come. E vedremo durante la stagione che Red Bull non perderà per niente questo vantaggio, anzi forse lo rafforzerà, come dice Toto Wolff, portando un camion di sviluppi ogni gara. Senza sapere perché, o come diceva la buona anima di Binotto. Quindi cosa ci vogliamo meravigliare? Era annunciata la cosa. Mercedes, parliamo di Mercedes. Mercedes, fine 2021, ultima ruberia proprio in grande stile. Porta questo motore fenomenale per cercare di vincere quel titolo. Effettivamente va a vincere il costruttori. Dopo il Messico 2021, Red Bull era praticamente appaiata a Mercedes nel costruttori e nei piloti. Se n'era andata. Mercedes vince quel titolo costruttori rubando e insidia Verstappen per il titolo piloti. Ma la Mercedes nel 2022 cosa ha combinato effettivamente? Fa una macchina totalmente sbagliata, chiede regole ad hoc per diminuire il porpoising, visto che lei è quella che ne soffre di più, e viene accontentata. Viene accontentata, porta un camion di sviluppi, come direbbe Toto Wolff su Red Bull, ma lo si dice anche di Mercedes, perché Mercedes dalla prima all'ultima gara è una macchina completamente rivoluzionata. Port, sviluppo, 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 sviluppo. Già i test 2022 ha portato due macchine completamente diverse. Finisce lo mondiale, Mercedes praticamente rischia di prendersi i secondi posti sulla Ferrari, che a inizio mondiale dava un secondo al giro. No, ma in epoca budget cap è normale una cosa del genere. Ditemi voi, per me non è normale.
parte questa stagione, test disastrosi di Mercedes, prima gara becera, perché se Leclerc non si fosse ritirato, Mercedes a Leclerc non lo vedeva manco col binocolo. Però, gara successiva, Mercedes va prima più forte di Ferrari e poi si mette dietro anche Aston Martin. Ma c'è una miseria. Portando zero sviluppi e facendo solo piccole modifiche. Come cazzo è possibile? Cioè, pazzesco. Allora, vi dico io già, si parla già della versione B, ma non è che Mercedes come Ferrari porterà la versione B e si ferma là, come ha detto Vasseur, noi porteremo la versione B e là ci fermiamo con gli sviluppi, perché ha finito il budget. Mercedes farà gli sviluppi per tutta la stagione, quest'anno vince 5-6 gare la Mercedes. Pensavate che non arrivava l'Aston Martin? Cioè ragazzi, Aston Martin, ovvero Racing Point, diventata poi Aston Martin, nel 2020 porta una macchina replica della Mercedes, quindi già al regolamento doveva essere proprio perlomeno redarguita, e nessuno dice niente, fa un mondiale pazzesco, arrivando davanti a una Ferrari che spende 3 volte di più, va bene. Diventa Aston Martin, nel 2021 rifà la stessa cosa, ricopia di nuovo la macchina completamente. Poi mi dici, sì, però pure Haas e Alfa Tauri hanno copiato quest'anno. Sì, però Haas e Alfa Tauri sono, diciamo, junior team, dei team più grandi, e in più quest'anno, l'anno scorso perlomeno, non l'avevano fatto. Aston Martin appena può, copia qualcuno. L'anno scorso, che non è riuscito a copiare, che ha fatto a metà stagione? Ha ricopiato le pance della Mercedes, della Red Bull, ha copiato molte parti della Red Bull. E nessuno dice nulla. Red Bull pure fa una protesta, indice una protesta e poi la ritira. Fa finire tutto nel dimenticatoio. Allora, secondo me, quando Red Bull è salita sopra, bussata, ha detto, oh, sai che è? Perché Aston Martin ci copia e sta migliorando? Perché Aston Martin, grazie a copiare Red Bull nella stagione, è migliorato. Sopra hanno detto, questi devono vincere pure loro, stati zitti. Aston Martin, marchio poderoso, famosissimo, proprietà iper ricca, quella degli Stroll, sponsorizzata Aramco, quindi main sponsor anche della Formula 1, main sponsor della Aston Martin, sponsor della Formula 1 con safety car insieme alla Mercedes. Cioè, ditemi voi dove si vede che in uno sport le safety car sono marchiate di due team che corrono in pista. Cioè, a rigor di logica, tu dovresti fare in modo che le safety car dovrebbero essere fornite da costruttori esterni, per non avere nessun minimo dubbio che ci possano essere delle cose sotto. Invece Mercedes è ben danni che dà la safety car, e anche la Aston Martin. Quindi sono due team attivi dentro all'ambito FIA, Formula 1. E poi ci meravigliamo che Aston Martin quest'anno ha azzeccato la macchina, perché motore a retrotreno Mercedes, che comunque è buono, macchina copiata in toto, non al millimetro, ma tutte le soluzioni che ha introdotto Red Bull l'anno scorso copiate. E non l'ho detto io, l'ha detto Adrian Newey, l'ha detto Perez, l'ha detto Verstappen, l'ha detto Horner. Guarda caso. E ci vogliamo meravigliare che Aston Martin sta là, tra cui, aspettate, quello che abbiamo visto in Australia è stato un evidentissimo segnale di come FIA e Liberty Media remino molto in direzione di Aston Martin. Io ho detto, quest'anno Aston Martin può arrivare tranquillamente seconda nel mondiale costruttori. Se non ce la fa è solo perché Stroll è scandaloso. Se no ci arriva tranquillamente. Guarda caso, Alonso lievita dall'11ª posizione, torna terzo. Guarda caso, ma cazzo è possibile? Allora, chi adesso mi vuole venire a dire che sono follie, sono cose? Ragazzi, il discorso è che già c'è un disegno dietro, che questi tre team in questo momento devono stare davanti. Ferrari può fare quello che vuole, ma secondo me quest'anno con enorme difficoltà può provare a inserirsi nella lotta. Perché evidentemente Ferrari in questo momento non deve fare nulla, deve stare là e somatizzare. Questo è quello che penso io. E ci sono dei segnali evidenti in questi ultimi anni che ci hanno fatto capire come questi team molto paganti, molto coinvolti nella storia della Formula 1 recente, devono vincere, ragazzi, e devono stare davanti. Quindi, di che ci vogliamo meravigliare? Ciao, voglio.